Radio Linea numero 1, musica italiana per te con i Camillas. Molto bene, Michele Panzieri, Andrea Medri, anche in replica la domenica dalle 22 alle 24. Siamo nel digitale terrestre 19, siamo in 6 regioni in FM e c'è Retro Canzone. Spieghiamo come è nata una canzone famosa. Il backstage di una canzone, c'è una sigla. Retro Canzone. Sì. Cosa si nasconde dietro un successo? Esatto, esatto. Sì, Michele... E quello di oggi è davvero un successo. Siete dati Michele... proprio a Andrea, a noi piace il successo, questo deve essere questo molto chiaro. Anche questa trasmissione nasce per avere successo. Certo. Bando alle ciance, noi partecipiamo, noi vogliamo il successo. Sì. E successo in italiano fa rima con Tiziano Ferro. Come c'è arrivato? L'altra canzone di oggi è Tiziano Ferro? Ruben, no, stavo un attimo pensando Tiziano Ferro ha sempre avuto successo. Secondo me lui è partito già avendo successo. Sì, con Perdono, con Perdono, era successoso lui. Se ne è parlata di questa cosa anche Jovanotti. È partito avendo già successo. Già successo. Già 18 anni aveva successo. Sì. È normale questo. Bene ragazzi, a domani. Questa è la Retro Canzone. No, che cosa abbiamo scelto oggi? Oggi abbiamo un grandissimo successo di Tiziano Ferro che non me lo so spiegare. Ascoltiamo. Zagora al piano, un già viene da piangere. Sì. Un po' mi manca l'aria che tirava. Io vado via, ragazzi, da dopo. La tua bianca schiena. Come è nata? Una grande canzone d'amore, sì, no? Dove tutti ci siamo identificati, chi più chi meno. Sì. Ma in realtà era una canzone che Tiziano aveva scritto, poi l'hanno modificata, dove lui si poneva una serie di domande sulle cose che lui non si sa spiegare. Sì. Noi abbiamo il testo originale. Sì, lo vogliamo riascoltare? Sì. Poi mi manca l'aria, famosa frase iniziale. Un po' mi manca l'aria che tirava. Sì. L'aria che tirava. Semplicemente la tua bianca. Lui invece si chiedeva, nella versione originale si chiedeva perché le cose cadono verso il basso. Newton. Perché l'acqua bagna? Perché l'acqua bagna? Sì, ecco. Che l'acqua bolle anche. Perché quando chiudi gli occhi si spegne la luce. Tiziano. Beh, sono domande esistenzialmente perché importanti. Perché Tarzan urla? Ecco, sì. Anche quello questo se lo chiediamo anche noi. Poi c'era la cosa: perché al mattino gli gnomi ci svegliano pizzicandoci i gomiti? Lui aveva tutti questi problemi. Lui andava da tutti i produttori. Sì. Chi è? Sono Tiziano Ferro. Volevo sapere, ma questa cosa degli gnomi, vorrei fare una canzone. Sì. Tutti dicevano: ma Tiziano, non è caso, adesso vediamo. Sì. Non potresti parlare un po' d'amore? Decliniamola con un po' di gnomi. E adesso il tornello. Sì. Sentite qui che ritornano gli gnomi. Sì. Come gli gnomi? Solo che pensavo quanto è inutile farneticare. Credere di stare bene quando inverno è te. Senti, te è il verso che fanno gli gnomi. È il richiamo dello gnomo nei prati. Te, ti ricordi che vivo come le marmotte. Le marmotte fischiano e gli gnomi fanno te. Fogli di un giornale. Anche se non valgo niente. C'entra un cazzo i gnomi, dai, è evidente. Non è vero. È dimostrato. Ha subito smentito. È sulla carta. Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare. Ma vuoi dirmi come questo può finire? Senti, struggente, struggente. Non se ne dà pace. Se lo sa spiegare. Se lo sa spiegare. Se sta del gnomo e pizzico. Lo gnomo sul gomito. Io. Senti che lui dice io piano e poi dice te. Questa era Retro Canzone. Retro Canzone. Come è nato un successo oggi Tiziano Ferro, ne saprete sicuramente di più.